Signori, bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video dedicato alla Giulietta. Oggi cambiamo il supporto motore inferiore nella nostra Giulietta che ormai è arrivata alla frutta. Sintomi molto veloci sono il sentire il motore lento sia quando si decelera che quando si cambia marcia. Sento proprio strattonare. E poi comunque sia anche prendendo delle scarpe o dei dossi sento che qualcosa sotto si muove. Io ho fatto già le prove con un piccolo piede di porco facendo leva e mi sono accorto appunto che c'è gioco. Quello che parte non è questo supporto in gomma, ma è questo qua che praticamente si sbriciola e rimane solamente la parte in alluminio all'interno. Molti per diciamo ridurre i costi, ma relativamente, sostituiscono solamente la boccola all'interno con o l'originale come questa qua nera, oppure comprano il kit della Powerflex, che sarebbero quelli in gomma dura di colore giallo, e li inseriscono nuovamente con una pressa. Io questo lavoro non lo posso fare attualmente perché non ho la pressa, ma in futuro la prenderò. Io invece mi limito a sostituirlo direttamente tutto, visto il costo. Questo è della Birt ed è praticamente l'equivalente all'originale, dal costo irrisorio, ragazzi, di 35 euro. Quindi, voglio dire, il kit della Powerflex non ho idea di quanto costa, ma so che comunque costicchiano. Più o meno impiegherò una mezz'oretta per sostituire il tutto. Ora vi farò vedere tutte le fasi della sostituzione e niente ragazzi, prendo la macchina, la metto in posizione e l'alzo il click. Ci vediamo subito dopo, rimanete lì. E allora ragazzi, abbiamo alzato la macchina, abbiamo tolto il faldale. Allora, ora ve lo faccio vedere con la torcia, eccolo lì, è questo qua. Allora, teoricamente svitando questo qua e questo qua, lui dovrebbe venire via. Ora mettiamo un po' di sbloccante, lasciamo agire per qualche minuto e poi con dei bussolotti Torx smontiamo il supporto. Come sempre, ora io vi metto qua, godetevi lo spettacolo. E niente ragazzi, cominciamo a buttare un po' di sbloccante. Naturalmente vi volevo rendere partecipi del fatto che dopo aver fatto la distribuzione a distanza di 3 mesi non ci sono perdite e quindi direi che tutto è andato alla grande. Naturalmente non riesco a vedere ma lui dando si infila ovunque. Vabbè, direi che così va bene, aspettiamo che fa il suo lavoro e cominciamo a smontare. Allora vi metto qui perché devo infilare sotto.
so come farò, ma se non erro sono chiavi da bussolotti, scusate. Insomma, allora, ok, questo mettiamo qua per lui. Ok, e allora con un E20 smontiamo il primo, che è questo qua. Quest'altro lo facciamo con la pistola, secondo me. Ok, questo si è mollato. L'altro ci vuole una controchiave. Perfetto. Ora prendiamo subito, se non sbaglio una 20 o una 22. Perfetto, se non sbaglio. Abbiamo bisogno del compressore.
Usiamo le maniere forti o brutte. Ok ragazzi, ce l'ho fatta con un po' di prolunghe e un paio di colpi di pistola. Ce l'ho fatta. Allora, caro Babbo Natale, cosa voglio per Natale? Un ponte. E allora, a parte scherzi ragazzi, allora smontiamo un attimo questo supporto. Adoro il fedele, veramente, non sembra, ma l'adoro, adoro, adoro, adoro questo fedele. Abbiamo scoperto la causa, ragazzi, c'era un po' di frena filetti. Ragazzi, non so se si vede, ma in questa parte qua forse c'era un po' di freno a filetti. E allora ci vediamo non appena esco tutto. E allora, tolto. Allora, così a vederlo non sembra danneggiato, ma se noi un attimino vi faccio vedere, facciamo la prova. Ecco qua, facciamo la prova e praticamente, come si può vedere da qua, è totalmente sfatto. Ora, quello nuovo lo voglio provare, però già da quello che sto vedendo in quello nuovo, dovrebbe essere un pochino più rigido, anche se ho il dubbio che il supporto motore
Lato. Sì, questo si muove, però mi sembra un po' più rigido. È nettamente più rigido. Questo qua mi sembra un pochino ballerino. Boh, vedremo. Va bene, torniamo sotto e montiamolo. Ok, ragazzi. Allora, ho saltato il montaggio perché è il contrario del montaggio. Il supporto è montato, come potete vedere. Tutto stretto con pistola e infine chiave dinamometrica. Ragazzi, per serrare i bulloni usate sempre la dinamometrica. Diciamo che è un po' macchinoso, però diciamo che nel garage di casa si può fare tutto con la giusta attrezzatura, naturalmente. Se non avete le chiavi adatte, ragazzi, lasciate perdere. Quindi, come potete ben vedere, il tutto è fissato. Ora monto il faldale. E già a primo impatto, così facendo leva con qua un tondino, non si muove completamente il motore. Quindi diciamo che ho risolto parzialmente. La prossima volta farò la sostituzione del supporto motore lato cambio da questo lato, dove vi sto inquadrando. Si vede a malapena perché è lì in fondo. Lì si vedono i dadi. Va bene, ragazzi. Da sotto la nostra Giulietta è tutto per il momento. Spero che questo video vi sia piaciuto. E se così fosse mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale che è la cosa più importante e niente, attivate la campanellina per far sì che vi arrivino tutte insomma le mie notifiche e niente ragazzi, ci vediamo nel prossimo video dove farò la sostituzione delle pasticche posteriori alla nostra Giulietta e poi piccolo spoiler. E vi parlerò di una new entry sul Rosso Corsa Shop che riguarda un prodotto da usare all'interno del nostro motore. Ciao ragazzi.